prima di tutto dobbiamo ringraziare tutti i medici, tutti gli operatori sanitari che si sono attivati in maniera forte, intensa durante il periodo del Covid. Ma il Covid ha cambiato sicuramente l'approccio della diagnostica, in maniera specifica all'interno del laboratorio analisi, o meglio ancora della patologia clinica. E la patologia clinica si è direzionata sempre di più in questi ultimi mesi verso la biologia molecolare ed è una nuova terapia diagnostica che deve approcciarsi con i nuovi sistemi di operatività e prossimi futuri. Ma naturalmente adesso attualmente c'è un direttore facente funzioni, sarà nostra premura di attivare il concorso per fare il primario di patologia clinica. E quindi poi per quanto riguarda la parte dei tecnici di laboratorio, gli operatori sociosanitari, diciamo l'organico è a pieno regime e comunque qualora dovessero esserci delle mancanze di personale ci attiviamo subito, perché per noi è un reparto importante, perché infatti rientra nel dipartimento dei servizi, perché deve essere a disposizione di tutto l'ospedale e anche sul territorio. Innanzitutto è un lavoro di una grande complessità, quello della patologia clinica, e i cambiamenti che noi abbiamo avuto proprio per far fronte alla pandemia hanno riguardato un po' la riorganizzazione in generale, l'abbattimento di quelle che erano le barriere tra le varie specialistiche, quindi un'integrazione proprio per poter poi formulare un referto il più completo possibile e quindi di aiuto nel percorso diagnostico del paziente. E durante quel periodo, sia per l'aumento dei test che abbiamo avuto, davvero enorme, e la carenza di personale, un po' legata, come sappiamo, comunque a quella che è la revisione della spesa sanitaria, ma anche proprio ai contagi, abbiamo anche dovuto travalicare quelli che sono proprio le competenze specifiche di ciascuno, e quindi formare immediatamente tutto il personale su un'attività che doveva coinvolgerci immediatamente. Un altro aspetto importantissimo è stato quello di sviluppare delle strategie di testing proprio per poter al meglio utilizzare tutti i test di cui avevamo a disposizione. E il nostro laboratorio serve innanzitutto tutto il territorio della provincia, quindi abbiamo 8 punti prelievo periferici, e quindi abbiamo tutta l'attività dell'ospedale. E a livello esterno che i test che noi eseguiamo sono intorno al 1,5 milioni. L'attività interna invece è ancora maggiore, quindi con 2,3 milioni test all'anno. Noi abbiamo qui varie isole automatizzate, quindi dall'isola della chimica clinica, dalla ematologia coagulazione, il settore della microbiologia, abbiamo la virologia e la biologia molecolare, abbiamo un settore specialistico che è quello dell'autoimmunità e quindi quello delle proteine, quindi elettroforesi e diagnostiche di approfondimento. La diagnosi oncologica, noi abbiamo più che altro siamo di supporto per quello che riguarda lo screening e il monitoraggio, quindi attraverso dei marcatori sierologici, indicatori di patologia oncologica. L'anatomia patologica, invece il laboratorio di anatomia patologica supporta con l'indagine diagnostica sia l'oncologia ma poi tutte le altre strutture, quindi attraverso la diagnosi del materiale operatorio e la diagnosi delle biopsie, quindi della biopsia della mammella, la biopsia orofaringe, la biopsia delle vie urogenitali maschili e femminili, della cute. Noi siamo molto attenti chiaramente all'accuratezza analitica,
ma anche a quella che è poi l'efficacia dell'esito sull'outcome del paziente. Quindi il nostro laboratorio valuta e monitora ogni giorno la qualità attraverso dei controlli interni e inoltre partecipa a un controllo di qualità esterno, la VEC, che quest'anno proviene dalla Regione Lombardia, quindi siamo associati al sistema di controllo esterno della Regione Lombardia. Abbiamo molto sviluppato quello che riguarda la biologia molecolare, sicuramente, non soltanto nella diagnosi virologica, ma anche nella valutazione delle malattie trombofiliche, quindi la ricerca genetica di mutazioni che poi appunto hanno impatto su questo tipo di patologie. I tecnici di laboratorio sono indispensabili, anche perché comunque la nostra struttura lavora in equipe. Quindi tecnici, dirigenti lavorano in sintonia, ognuno ha il suo ruolo, ma entrambi i ruoli poi si integrano. Questa è una unità operativa complessa denominata patologia clinica e all'interno di questa unità operativa noi abbiamo principalmente due laboratori, nonché poi un modello tipo POCT, cioè i famosi Point of Care Testing, quegli strumenti che vengono trasportabili, che permettono analisi rapide del letto dei pazienti, quindi proprio in prossimità, ecco, la medicina di prossimità già è entrata, quindi non è stato solo il Covid, ma il Covid forse ha rafforzato questa, l'uscire, cioè permettere l'erogazione di prestazioni al di fuori della struttura di laboratorio, quindi proprio in prossimità, ed è importante. Quindi abbiamo questo laboratorio di anatomia di patologia clinica, che è quello che avete visitato adesso voi, e è un modello tipo Core Lab, cioè si tratta di una automazione ad isole, come avete visto. Quindi abbiamo, dove ogni isola corrisponde a una specialistica di laboratorio. Quindi voi avete visto questa struttura immensa qui, che noi chiamiamo catena, che è l'isola della chimica, della biochimica clinica, quindi dove vengono eseguiti tutti quegli esami che riguardano un po' la funzionalità d'organo. Quindi non so, gli esami per la funzionalità del rene, la creatinina, determinazioni della glicemia, la funzionalità epatica, quindi sono esami che vengono concentrati in questo, enzimi cardiaci, quindi importanti chiaramente nelle gardelle per il pronto soccorso. Poi abbiamo la piattaforma ematologia e coagulazione. Ora è chiaro che nel caso di diagnosi di queste patologie complesse più importante è l'appropriatezza che si utilizza nella risposta, sicuramente, cioè affrontare attraverso, noi le chiamiamo flowchart, quindi delle linee, dei percorsi, proprio il percorso diagnostico e terapeutico del paziente, attraverso test di primo livello, quindi di screening, attraverso test diagnostici, attraverso test di approfondimento. Quando noi parliamo di riduzione della spesa pubblica, no? Non significa solo ridurre i costi, ma razionalizzare dei percorsi che permettono anche lì di ridurre la spesa. Questa fase qui, una forte influenza soprattutto nella partecipazione l'abbiamo avuta con il Covid. Cioè con il Covid abbiamo ripreso in mano quello che è, diciamo, la nostra professione, che non è soltanto quella di esecutiva, cioè noi non siamo un edificio, questo è importante, ecco, noi siamo anche, cioè forniamo indicazioni al clinico attraverso questi percorsi diagnostici, tutti i giorni viene monitorata attraverso dei controlli interni, quindi abbiamo questo sistema interno, ma non solo, noi partecipiamo anche alla cosiddetta VEC, cioè un sistema di controllo di qualità interregionale.
in questo momento siamo appunto nel sistema della Lombardia, sistema di controllo della Lombardia. Questo è molto importante perché il controllo di qualità interno ci serve per monitorare quotidianamente l'attività. Il controllo di qualità esterno invece ci mette in confronto poi con tutti i laboratori di tutta Italia. Noi abbiamo un importantissimo obiettivo con il quale io mi sono appunto confrontata con il direttore, che è quello di accurare la FAST Macrobiology. Noi abbiamo visto il settore di microbiologia, avete visto lo strumento che permette l'identificazione di germi patogeni e contemporaneamente anche la suscettibilità agli antibiotici. Ecco, noi adesso, grazie al supporto del direttore che ha subito detto sì, provvederemo invece, cioè miriamo alla FAST Macrobiology, cioè a un sistema di identificazione rapidissimo dei germi e delle resistenze genetiche agli antibiotici. Questo è importante nel quadro della lotta alle infezioni associate all'assistenza sanitaria. È uno strumento che utilizza la spettrometria di massa, è un utilizzo che va oltre la genetica ma la proteomica, siamo già a livello della proteomica, quindi individua i microrganismi sulla base delle proteine, quindi del profilo proteico e anche RNA messaggero dei batteri, e questo nel giro di qualche minuto. Per noi è importantissimo far sì che il laboratorio dia una risposta sicura, in tempi rapidi, ma per mandare via prima, per fare tutto, ma soprattutto anche per la precisione, no? Per noi diventa importante questo passaggio. E sai, le tecnologie sono andate avanti negli anni, e quindi dobbiamo anche seguire questi nuovi percorsi, solo questo. Comunque la necessità di dare risposte a questi, a questa mole di test che arrivavano di continuo, e abbiamo dovuto riorganizzare un po' il laboratorio. Riorganizzare è stato anche, diciamo, abbattere proprio quelle barriere che voi avete visto tra le varie isole specialistiche. Quindi ci siamo dovuti integrare, ma anche perché ci siamo accorti che integrando tutte le varie attività noi avevamo un'informazione, potevamo creare un'informazione complessa a favore poi del percorso diagnostico-terapeutico del paziente. Stiamo cercando di reclutarli, il problema è che siamo pochi, nonostante tutto in questa... Per questo siamo pochi. Specializzazione. Sì, ma non solo noi, in questo momento siamo pochi gli infermieri, sono pochi medici, sono pochi tecnici. La sanità è proprio carenza di personale sanitario. Cioè il sistema sanitario veramente sta un po' carente, un po' di difficoltà. Centrifuga praticamente serve per separare, cioè la componente del sangue intero, separare e dividere la parte corpuscolare, a precipitarla. La parte liquida. Esatto. In modo da separare il plasma dalla parte opuscolata, in modo da dosare qua la coagulazione del sangue. Quindi avevamo un monitoraggio del PT, PTT, fibrinogeno, antitrombina, e tutto questo viene dosato assieme con dei reattivi appunto per determinare tutte le tempistiche della coagulazione.